Ciao e benvenuti all'ultima parte della mia serie su Crash Team Racing. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto Oxeed e Pinstripe, abbiamo preso tutte le reliquie di platino, completando le reliquie di platino che si possono prendere nelle aree normali, diciamo così. Partiamo dal dove? No. Vabbè, sì, insomma, vedete, si è preso tutte le reliquie di platino. E in questa parte cosa farò? Cosa farò? Prima di tutto, vi devo spiegare che Oxide ci ha detto che dobbiamo raccogliere tutte le reliquie di platino per poter giocare contro di lui un'altra volta e vincere del tutto. Quindi prendiamo questa reliquia di platino che è sul livello Colosseo mobile. Ok, questa reliquia non è niente di che. In questo livello si può solo prendere la reliquia, non si possono fare gare normali nell'avventura. Nel resto del gioco sì. E niente, vi ricordo intanto, non ho avuto l'occasione di farlo nella intro, ma non l'ho presa. Ok, forse devo riprovare, vediamo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché se non ve lo ricordo magari ve lo dimenticate. Di iscrivervi al canale e di fare cos'altro? Vabbè, sì, di seguire tutti i link in descrizione che vi porteranno nelle varie pagine, nella pagina Instagram, nel primo canale che ho aperto con mio fratello. E poi cos'altro? Non mi viene in mente. Comunque andate in descrizione, vedete. Ok, adesso dov'era la cassa che non ho preso? No, era dopo. Devo prendere insomma due casse in una volta, altrimenti è brutto. Ok, era qua. Ok, al prossimo giro devo cercare di prendere quella cassa da tre a tutti i costi. Perché altrimenti non ce la faccio a prendere la reliquia di platino. Però non mi ricordo che ci voglia tanto a prenderla qua la reliquia di platino. Cioè, boh. Non mi sembra che ci siano dei tempi troppo stretti, mettiamola così. Quindi se andiamo veloci dovremmo prenderla. Ok. Poi 45 casse per un livello che tutto sommato non è neanche troppo grande. Si può fare, no? Però devo prendere le super scorciatoie, che poi non sono scorciatoie, sono dei salti. No! Non l'ho presa. Vediamo se ce la faccio così. Ok. Spero di non essere troppo in ritardo per le reliquie di platino. Ma poi ci aspetta una sfida emozionante. In questa parte faremo tante cose, però dovrebbe durare meno dell'altra parte, perché sì, perché è così. E soprattutto perché la scorsa parte è durata troppo. Erano 1 ora e mezza di registrazione, poi è venuta 42 minuti, però è davvero tanta tanta registrazione. Vediamo. Ok, ce l'ho fatta. Sì, infatti 1:40. Me lo ricordavo che non era particolarmente difficile. Cioè, che in pratica è 15 secondi sotto quella di Zaffiro, che beh, io per 29 secondi sono sotto il tempo delle reliquie di platino, quindi yeah. E adesso, sbloccando questa porta per cui servono due chiavi per essere sbloccata, guardate cosa. Dove ci troviamo, tutti i CTR servivano per sbloccare queste sfide, la sfida della gemma rossa, verde, blu, gialla e viola. Allora, siccome sono tutti i livelli che abbiamo già fatto, io vi mostrerò solo la sfida della gemma viola perché è la più divertente, mentre le altre le farò off camera perché sarebbe solo rivedere i livelli un'altra volta con me che guido e non sono neanche tanto difficili, quindi. Però quella viola sarà particolare, quindi taglio. Ok, dopo quasi credo più di un'ora che stavo, da quando stavo registrando, ho preso tutte le gemme, non che sia difficile, ma ci vuole tempo. Perché, soprattutto per quella gialla, in cui ci sono tutti i livelli più lunghi del gioco, ci vuole un po' di tempo. Ma adesso passiamo alla gemma viola. E la particolarità per cui vi ho voluto fare vedere la gemma viola è che siamo contro i quattro boss del gioco, escluso Oxeed ovviamente, che lotteranno contro di noi per aggiudicarsi questa gemma viola. Ve lo dico già che i più forti sono Papu Papu e Reaper Roo in genere.
Perché così dovremmo affrontarli nei loro livelli, ovviamente. Quindi siamo su Fiale di Ro, che è il livello di Fiale di Ru, Fiale di Ro, che è il livello di Ripper Ru. Scusate, mi fa ancora strano chiamarlo così perché non ce lo chiamo mai. E hanno vero le scorciatoie. Sì, non voglio prendere le scorciatoie, così è uno scontro più equo. Però vabbè. No, vabbè, dai, le prendo, non mi va di non prenderle. È anche l'occasione per dimostrarvi quanto sia scarso Pinstripe in questa coppa. Fa veramente schifo. Arriva sempre ultimo. Quindi sì. Tra l'altro, non vi ho detto che le gemme servono per sbloccare i personaggi nelle altre modalità, nelle prove a tempo e nella sala giochi ci sono poi come modalità. E i personaggi sono i boss, appunto. Con la gemma rossa si sblocca Ripper Ru. Con la gemma verde Papu Papu, con la gemma blu Comodo Joe e con la gemma gialla Pinstripe. Mentre con questa gemma viola si sblocca un personaggio non presente nell'avventura. Cioè, non si vede per niente nell'avventura, ve lo farò vedere dopo perché ci sono due personaggi che non si possono vedere nell'avventura. Ok, ce l'abbiamo fatta, che vi avevo detto, secondo Papu Papu, terzo Comodo Joe, quarto Ripper Ru e quinto Pinstripe. E ovviamente il prossimo livello è Piramide Papu, perché vanno in ordine, quindi il terzo potete immaginare quale sia se avete seguito la mia serie su Crash Team Racing. Comunque, prima ho fatto, credo di averlo fatto, lo screen a un tempo troppo fantastico che ho fatto su Miniere di Drago. Miniere Drago senza di. In caso ve lo metto adesso, vedetelo. Perché è davvero un tempo. Sono contento perché con Pura fare quel tempo non è semplice. Tra l'altro, se ci riesco, vi dimostro una super scorciatoia presente qui su Piramide Papu. Perché sì. Strano, Pinstripe non è ultimo, c'è Ripper Ru ultimo. La super scorciatoia che c'è qui su Piramide Papu non ve l'ho potuta fare vedere. No, che forse non ce la faccio perché ho poca accelerazione. No, ok, non ce la faccio, la prendo al prossimo giro. Perché è una scorciatoia nascosta. Ovviamente non è questa. E Pinstripe passa al terzo posto, assurdo. Mentre Papu Papu al quarto posto non si vede mai, è sempre secondo lui. O primo, se non siete voi i primi. E sto addirittura doppiando Ripper Ru. Tanto per contraddirmi, va. Ecco, questa è la super scorciatoia. 27-10, stavo per fare 26 per poco. Comunque, adesso Comodo Joe credo passi in vantaggio, oppure pari con Papu Papu. No, è passo in vantaggio Comodo Joe. Quarto Pinstripe e ultimo Ripper Ru. Di solito è molto più forte Ripper Ru. Ed eccoci su Miniere Drago. Un livello, una garanzia. Ma non è vero, come vi ho già detto, questo livello non mi fa particolarmente impazzire. Mi piacciono tutti, però. Boh, questo un po' meno. E vediamo che Papu Papu si porta già al secondo posto. Mentre Pinstripe, guardate, è ancora partita ora la gara ed è già ultimo in modo vergognoso. Prima è stato un caso che non sia. Che non era ultimo. Che poi è strano perché l'ultimo boss dovrebbe essere il più forte. Beh, penso che dipenda dalla posizione in cui parte, perché sì. Altri discorsi complessi di cui magari un giorno vi parlerò. Mentre adesso è Comodo Joe al secondo posto. Comodo Joe sta essendo il più forte in queste gare. E questo tra l'altro è il suo livello. Io sto guidando male, ma mi sono accorto che quando parlo e quando non parlo fa differenza il mio modo di guidare. Perché prima sono andato benissimo durante le gemme, mentre non registravo, e invece adesso sto guidando malissimo. Addirittura Papu Papu si fa superare da Pinstripe, che scarso. E invece Ripper Ru e Comodo Joe vanno avanti come se niente fosse. Vediamo se riesco a prendere la mini scorciatoia. Cioè, neanche tanto mini, l'unica vera scorciatoia che c'è sto livello. No, che penso che non ce la faccio perché il carrello mi è dietro. Ah, ce l'ho fatta. Presa malissimo, ma ce l'ho fatta. Prima pensate che ho fatto il tempo di 27. Spero di averlo fatto lo screen.
Così ve lo faccio vedere. Mi sembra che ho fatto un tempo di 27, che con pure è davvero pochissimo. Almeno per i miei standard. Papu Papu, ultimo, sta facendo schifo. Mentre gli altri tre sono forti. Pinstripe un po' meno. E comunque, l'ultimo livello. Siamo già all'ultimo. E partiamo con l'ultima gara della Coppa della Gemma Viola. Che è ovviamente di aria calda, il livello di Pinstripe. E ci mancherebbe altro. Ok, qui ci sarebbero tantissime scorciatoie che però sono troppo complicate da prenderle e non mi va perché finisco per cadere ogni volta. Ci vuole più concentrazione per prendere quelle scorciatoie. Comodo già addirittura è attaccato a me. Quindi prenderò solo questa. Che si può prendere anche questa meglio, ma vabbè. Direzione errata. Pazienza. Niente, Comodo Joe MVP a differenza di quanto vi ho detto all'inizio. Ovviamente MVP vuol dire miglior giocatore della partita. Non so esattamente la sigla per cosa stia, ma vuol dire quello. Primo giro finito con 53 secondi. Si può fare molto meglio di così. Ma molto meglio. Ok, tra l'altro. Non so se l'avete visto prima, ma prendere le gemme serve per prendere l'ultima reliquia, quindi alla fine i CTR servono per prendere anche le reliquie. Non si può finire questo gioco al 102% perché sì, si finisce al 102% se non si prende tutto, ovviamente. Vai pura, Direzione errata. ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Tra l'altro, finalmente ho sbloccato il primo quanto sto dicendo. Tra l'altro, me ne sono reso conto quando l'ho detto adesso. Ok, scusate, mi sono distratto. Quando l'ho detto proprio ora, non devo dire più tra l'altro. Che poi in ogni parte c'è un'espressione che dico sempre. Non era però, vabbè. Nella scorsa non mi ricordo qual era, ma c'era un'espressione che ho usato 10.000 volte. Non so il perché le utilizzi. In questa è tra l'altro. Che non dirò mai più. Mai più nella vita, ok. Si può prendere ancora meglio perché si Direzione può fare una errata. curva, diciamo, molto particolare, però non l'ho fatta. Più che altro non ricordo come si faccia. L'avevo capito, ma non ricordo come si faccia, quindi vabbè. E dai, che faccio? No, perché? 53, volevo fare un tempo migliore del secondo giro, ma vabbè, ce l'ho fatta. Secondo Comodo Joe, terzo Papu Papu. E quindi alla fine chi è arrivato secondo Comodo Joe, terzo Papu Papu, quarto Ripper Roo e quinto Baby Strap, lo immaginavo. E adesso che abbiamo preso anche le 5 gemme, abbiamo sbloccato l'ultimo livello presente nel gioco, che è Pista Turbo, in cui si può prendere solo la reliquia nell'avventura. Anche qua la reliquia di platino è facilissima. L'unico problema è prendere tutte le casse perché sono certe volte messe un po' fastidiose. Come vedete in questo livello si chiama pista turbo perché ci sono tantissime cose verdi che ci fanno accelerare. E queste cose verdi danno un'accelerazione diversa rispetto a quello che danno di solito. Vedete, fanno andare molto più veloce per questo pista turbo. È un livello bello, però è strano. Per cui niente, va preso per quello che è, divertente, però non può essere tra i miei livelli preferiti perché si guida in modo strano qua. Comunque qui vi consiglio di fare proprio il percorso che sto facendo io, perché sì, qui la reliquia di platino la possono prendere tutti perché non c'è bisogno di guidare bene, basta andare dritto a prendere le casse. Ok. Infatti io mi sembra che l'abbia presa anche senza fare per niente le turbo spinte come le chiama il gioco. Che sono queste che ho appena fatto. Cassa da 1 vieni a me. Cassa da 2 vieni a me. Cassa da 3 vieni a me. Ok, perfetto, non sbatte anche. E siamo a 11 secondi al secondo giro. Secondo, secondo.
Ma anche allora potevo lasciarle le casse che prima non ho preso di là. Ma vabbè. Ok, no, ho lasciato la cassa delle tre che non ha senso. Ma, ve l'ho detto, la reliquia di platino è troppo semplice. Mi sembra che sia 1,20 su 1,20, 1,15, una cosa del genere, ma ci arriveremo proprio senza fatica. Senza nemmeno accorgercene. Ok. Scusate, sentite piccolissimi rumori di sottofondo. Ma pure non fare stupidaggini. Ok. E con un tempo di 44, no, 34 secondi. Ce l'ho fatta. Come vedete, la reliquia è di 1,19. Penso che questo sia il massimo distacco che ho avuto dal tempo per la reliquia di platino. Perché sono 26, 19, 45 secondi. Impressionante. Comunque è facilissimo questo livello. E adesso abbiamo preso tutte le reliquie di platino. Sapete cosa vuol dire? Nuova sfida con Oxide. E siamo di nuovo contro Oxide. Ed è E con l'ultima tutte le sfida reliquie del dell'avventura. tempo. Poi abbiamo finito. Fatto. Però questa È volta il la farò con momento di le darti scorciatoie. una Perché ve l'ho bella già fatto vedere lezione com'è di senza guida. scorciatoie. E dice che Stavolta stavolta vado a farà sul serio, ma in realtà è forzare. identico alla prima sfida. Non cambia niente. Non è più forte lui. Non cambia veramente niente. Vediamo se riesco a prenderlo. Sì, ok, ci siamo presi a vicenda. Non che abbia appunto necessità di prenderlo, ma vabbè. Aia. Ma ora vi faccio vedere con la scorciatoia. È facilissimo. Comunque non so perché l'abbiano fatta precisamente identica. Uffa, basta riprendermi. Ce la faccio così a prendere la scorciatoia? No, uffa. Ok, adesso per punirmi, che ho detto che è troppo facile, non ce la farò a battere Oxide. Lo immaginate, lo scherzo. Però per questo giro non ho potuto prendere la scorciatoia per colpa delle sue stupide pozioni. Ok, devo cercare di evitare tutte queste pozioni. Quante ne lascia? Non ci sono abituato perché in genere qua l'ho già superato. Però vabbè, rende la sfida un po' più avvincente questo, dai. Ok, stupido lui. Poi vorrei capire da dove le lancia queste pozioni. Cioè, come fa ad averne così tante? Ma vedete, con tutte le pozioni che ho preso e tutti i misfatti che mi ha fatto, sono comunque davanti a lui. Ai. Ok, come ho fatto a colpirlo? Ah no, ok, si è preso da solo col nitro. No, perché avevo due missili, avevo ancora due missili quando l'ho colpito. Ha senso quello che ho detto in realtà. Aia, ma che sto guidando a fare schifo. Ma come al solito al prossimo giro andrò meglio. Ciao, Oxide. Forse è leggermente più forte rispetto alla prima, ma non credo. Non l'ho mai notato, quindi non penso. Ok, il prossimo giro però vi assicuro che andrà meglio. Molto meglio rispetto a questo qui. Cioè, poi vediamo che tempo ho fatto. Vabbè, dai, non è andato troppo malissimo il secondo. Però ovviamente si può fare di meglio. Questo qua sarà la dimostrazione che si può fare di meglio. Ok. Vediamo se riesco a colpirlo con qualche pozione. Non sono alla tua altezza, Xide, hai ragione. Scorciatoia fortissima. Sì, penso di fare meno di 59, ma dovrebbe essere scontato perché ho guidato meglio questa volta. Sì. Molto meglio, 52 secondi, 7 secondi in meno rispetto al secondo giro, che non è comunque il giro migliore che si possa fare, però non è male. Ok, scusate, ho tagliato i crediti finali perché duravano troppo, però andateveli a vedere da qualche parte perché sono troppo divertenti e fanno capire quello che succede dopo il gioco ai vari personaggi. Ma adesso abbiamo finito tutto al massimo, guardate, tutto perfetto.
Parco dei Ghiacciai, la Cittadella, i gettoni CTR, le reliquie e la Valle delle Gemme. Abbiamo preso tutto. E infatti la percentuale è il 101, 102? 101%. Viva noi, viva noi. E quindi niente. Come vi ho detto, abbiamo sbloccato dei nuovi personaggi. Se volete vedere un'altra parte dove utilizzo i nuovi personaggi, ditemelo nei commenti. Oppure comincerà una nuova serie la prossima volta, che devo ancora scoprire quale sia, però vabbè, non ci metterò tanto a scoprirlo. E come al solito, vi ho detto, potete consigliare nei commenti, è l'ultima occasione che avete per farlo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate tutte queste cose belle e comprate Lupus in Fabula su Amazon e basta. Bye bye.